Allora, come vedete dalla sala, il primo punto che affrontiamo questa sera è un punto abbastanza particolare e atipico, perché almeno per quanto mi riguarda, non so quante volte sia successo anche in passato, conferiamo un titolo molto significativo e molto importante, che è uno dei più alti attestati di gratitudine che un comune possa rilasciare, possa consegnare ad una sua cittadina. È un encomio solenne che noi abbiamo deciso di dedicare a Lara Breda, che è qua presente, a cui penso che tutti dobbiamo rivolgere un applauso all'inizio di questo. Perché abbiamo deciso di fare questa cosa, che non è semplicemente un premio, non è semplicemente un omaggio, ma è un'attestazione profonda di stima e di gratitudine. Per questo, come sapete, Lara, che poi magari insomma, quando chiamerò qua ci potrà portare un breve saluto, ecco. Lara ha salvato una vita umana nell'ambito di un incidente. Ora, in un mondo ideale non ci sarebbe bisogno di premiare chi salva una vita, perché in un mondo ideale salvare una vita dovrebbe essere qualcosa di scontato, qualcosa appartenente ai nostri valori, appartenente alla nostra cultura. In realtà, purtroppo, non viviamo in un mondo ideale, viviamo in un mondo reale, che ha le sue anche spigolosità, che ha le sue difficoltà, in cui anche i tempi si stanno susseguendo, nel senso anche di inaridire quello che è l'animo umano purtroppo. Per cui io credo che in un mondo non ideale ma reale come il nostro ci sia la necessità di riconoscere il valore umano fondamentale di questi gesti, del gesto che ha compiuto Lara, che nell'ambito di un incidente stradale, quindi una cosa che quotidianamente succede, ha messo a disposizione la sua non solo la sua professionalità, ma la sua umanità a totale insomma, dedizione per salvare un'altra vita umana. Io credo che questi gesti non debbano andare dimenticati, vadano riconosciuti e non solamente per il momento attuale, ma soprattutto per le future generazioni. Questi gesti ci danno un insegnamento non solo di quello che significa essere cittadini oggi, ma di quello che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a diventare domani. Essere cittadini non significa solamente rispettare un codice o rispettare norme di comportamento, significa anche appartenere a quella che è una civitas, a quella che è una comunità. Essere cittadini significa incardinare, impersonare, far propri non solamente i codici, le norme, le regole, ma anche i valori che stanno dietro una comunità, che cementano una comunità, che la legano, che la tengono insieme. E il valore che più di ogni altro tiene insieme una comunità è la solidarietà. La solidarietà che in questo caso, nel caso di Lara, è stata portata alla sua massima esaltazione, quella di salvare una vita umana. Non mi dilungo ulteriormente e chiamo Lara qua davanti. Sono parecchio imbarazzata perché non mi appartengono molto queste cose, però insomma vi ringrazio veramente tanto. Ringrazio le persone che ci hanno tenuto ad essere qui stasera nonostante il tempo e che conosco da poco, però che mi hanno fatto anche loro veramente piacere ad essere qua. E però ci tengo a ringraziare particolarmente il mio compagno che ha reso pubblico questo gesto. E vorrei dedicarlo ad una persona che sono certa sarebbe qui con orgoglio perché ricorda questo comune, lo porta con sé da sempre, penso che per lui sia stato sempre tutto, insomma, che è mio nonno, ecco, quindi lo dedico a lui.